Siamo qui oggi a Quarnier con Nadia Oria, presidente della Proloco di Quarnier, per la presentazione della 33esima edizione del torneo di maggio, che torna come consuetudine nel mese di maggio dopo questi anni di Covid che aveva cambiato un po' tutta la programmazione. Raccontaci qualcosa di questa nuova edizione del torneo. Sì, siamo tornati a maggio, quindi nuova, ma in realtà ritorniamo alla tradizione. Cosa raccontarvi? Abbiamo fatto un grande lavoro dall'edizione di settembre, che ovviamente non era quella classica ufficiale, ma appunto, come hai detto tu, era per la situazione Covid. Abbiamo ricominciato subito a lavorare, abbiamo lavorato per dei mesi, abbiamo cercato di portare avanti delle tradizioni, di realizzare nuove idee. Posso dirvi che torneranno tutte le sette bettole del torneo di maggio. Lo scorso anno erano in sei, quest'anno siamo molto contenti che ci siano tutte sette. Ci sarà un importantissimo torneo di scherma. Sarà un torneo dedicato alle famiglie, con giochi per bambini, ambientazioni, spettacoli. Che altro dirvi? Venite al torneo. Un'edizione green quest'anno. Sì, un'edizione green. Io devo ringraziare Giacomo Leonetti, che è un ragazzo di Quarnier, che è venuto e ci ha raccontato tante cose, ci ha iniziato un po' in questo percorso. Tutto quello che utilizziamo è o in carta o in plastica riciclata. Le vettovaglie sono compostabili e per quanto possibile cercheremo di fare la differenziata. È un piccolo passo, ma cominciamo a parlare di ambiente, di ecologia, e quindi siamo molto contenti di questo. Un torneo che inizierà con... andremo a scoprire quelli che saranno, chi sarà i reali, quali saranno i reali. Un'anticipazione, non ovviamente dei nomi, un indizio? Allora, da adesso fino alla sera dell'uscita è la domanda che mi fanno di più. Purtroppo non posso dire nulla, posso solo dire che sono belli, sono emozionatissimi, fanno parte del torneo e venite il 13 e li conoscerete. Un torneo che andrà avanti fino al... allora sarà il 13, 14, 19, 20, 21 di maggio. 33esima edizione del torneo di maggio. Siamo qua con l'assessore Laura Ronchietto Silvano, assessore alla cultura del comune di Quarnier, l'amministrazione che da sempre supporta la Proloco in questo grande evento che vede coinvolta tutta la cittadinanza quarniatese. Noi siamo contenti che questa 33esima edizione torni nella sua veste originale, quindi totalmente a maggio, perché è nato come torneo di maggio alla Corte di Re Arduino. C'è una buonissima collaborazione con la Proloco, a cui diamo supporto ovviamente nell'organizzazione dell'evento, e non possiamo che essere contenti che questa manifestazione sia tornata al livello che merita, attirando tanta gente da fuori, soprattutto tante famiglie, come abbiamo visto lo scorso anno, e questo è sicuramente un motivo di vanto per la città di Quarnier. Appunto, Quarnier che viene coinvolta a 360 gradi e grazie al torneo di maggio viene portata anche al di fuori dei confini canavesani. Assolutamente sì, abbiamo la fortuna di avere noi sette borghi molto grandi che raccolgono, sì è vero, i nostri cittadini, ma poi tanta gente che ha piacere di venire a sfilare arriva anche da fuori, e poi oltre a questo abbiamo tanti gruppi ospiti che arrivano anche da fuori i confini regionali, e sicuramente quest'anno questa nuova gara che verrà presentata porterà dei campioni a livello anche internazionale.